Rapido V65 XL, 6,36 m di veicolo per ospitare un equipaggiamento di 4 veicoli con letti sempre pronti. Ma non finisce qui, bagno e doccia totalmente divisi, una dinetta L e su questo veicolo cambio automatico, ma non è ancora niente rispetto a quello che vediamo. Intanto diamo il benvenuto a Rapido con la prima recensione e trimmer che arriveranno prossimamente, il van della Rapido, ma mi ricordo, è importantissimo, quindi ve lo ricordo, vi ricordo di iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto. Vi invito questo sabato e domenica, orario continuato dalle 10 alle 18, ma specialmente vi invito al nostro 11° Open Day con me e i miei colleghi del team Barassi, che vi aspettiamo a orario continuato. Vedrete lui, ma signori, ce n'è tanto da vedere. E partiamo con Rapido. Tenetevi forte, si vola! Ed ecco il Rapido V65 H3, quindi un'altezza diversa. Bellissima invece è il cupolino che viene totalmente studiato da Rapido, come vedete, nella parte alta, per far sì che questo H3 non sia solo super interessante come interno, perché insieme vediamo che è possibile per una famiglia o per delle persone che vogliono suddividere appunto l'equipaggiamento, ma non solo, avere più carico posteriore e dormire nella parte anteriore. Una dinette favolosa, finestre sides, una colorazione anche nuova della Ducato, davvero molto bella. Questo veicolo è presente già sul nostro sito internet a un prezzo molto accattivante, in quanto i veicoli Rapido riescono ad avere un prezzo migliore rispetto a molti competitor, e nel segmento Rapido, nella sezione van, ci sono i Dreamer, ma presenti nella gamma Rapido anche 3 veicoli van, oltre poi tutto il resto per quanto riguarda semi integrali e motorhome, che è il business core un po' della Rapido. Invece per quanto riguarda Dreamer, si differenziano in due segmenti: van stesso e urban vehicle, tra l'altro con la versione Urban City, che personalmente è il miglior urban in commercio, con una lunghezza leggermente più lunga rispetto a 4,99, che è possibile comunque avere anche con Dreamer, ma posteriormente si ha l'opportunità di avere il bagno, quindi anche lì una cucina molto interessante, che viene strutturata nella parte posteriore del veicolo, dinetta L, insomma, anche di quello poi si faranno le recensioni, ma oggi è lui a fare la recensione a noi, perché ci siamo veramente innamorati di questo prodottino. Cerchioni in lega, 6,36 m, si possono avere questo tipo di cerchione a differenza dell'altro cerchione che è sempre della Fiat, in quanto su questo veicolo è presente il cambio automatico e o telaio IVI allo stesso identico cerchione. Nel caso facciamo un giro anche a vedere altri veicoli, questo Shine cerchio automatico, cambio automatico scusate, invece qui è il classico cerchio che vi dicevo poc'anzi, indipendentemente su Citroen o su Fiat. Panoramica esterna del veicolo, quindi abbiamo una colorazione esterna grigia, finestre come vi dicevo sides, la classica apertura per poter inserire il serbatoio delle acque. Apriamo subito la parte posteriore, dove già vediamo delle particolarità rispetto a molti veicoli van in commercio. Vediamo come è strutturato la parte garage, la parte letto. Diciamo che dalla parte interna la vediamo appunto dall'interno. Nella parte esterna ora insieme vediamo attacco dell'acqua, quindi calda fredda. Tutte queste parti possono essere rimosse, quindi senza nessun tipo di problema, per ampliare la parte del garage. Molto comodo invece per suddividere tutto quello che ci interessa come accessoristica nel garage del van stesso. E andiamo a, nella parte interna del veicolo, quindi più verso la zona interna del veicolo, ad avere 2/3 spazi sempre disponibili all'interno del garage stesso. Classica zona bombole, dove si ha la presa della doccia esterna che andremo a inserire nel maschio femmina
nella parte appunto della doccia stessa, e doppia bombola nella parte appunto del veicolo. La zona garage è molto ampia, è ben strutturata, mi piace molto il materiale che si trova all'interno, si percepisce subito la parte qualitativa del prodotto Rapido. Entrambi i vetri sono apribili, tutto quello che andiamo a vedere interno all'oscurante zanzariera. Sistema soft touch nella parte esterna del veicolo, questo lo rende più raffinato, con una coibentazione e qualità migliore. I veicoli Rapido sono molto amati sia nella parte motorhome sia nella parte van. Quindi tutto questo segmento van se la gioca di più in casa con Dreamer. La differenza è nel cupolino esterno. Il cupolino della Dreamer ha l'oblò, lo skyroof, chiamiamolo così. Invece Rapido non ha il cupolino. Quindi la vera differenza sulla parte esterna poi in realtà è questa. Finiamo il nostro giro nella parte laterale del veicolo. Bellissimo il logo V65 XL in rilievo. Andiamo ora in quello che è la parte frontale, quindi nuovo Ducato, abbiamo la nuova versione Rapido su questa nuova meccanica Ducato, internamente cambia poco, la meccanica è tendenzialmente la stessa, cambia la parte di un facelift anteriore, quindi andiamo a vedere tutta questa nuova parte appunto del Ducato stesso. Io direi che siamo pronti per salire all'interno, e perché è proprio all'interno che c'è tanto da vedere. La parte esterna bellissima, raffinata, ma all'interno, andiamo dai, andiamo. Ed eccoci all'interno del veicolo. Rapido, come Dreamer, la sua idea, la sua ideologia è quella di portare veicoli H3, tendenzialmente poi nel segmento sia Rapido che Dreamer si hanno anche classici H2, ma la vera differenza è quella di avere dei veicoli con un layout molto particolare. Io sono sempre stato innamorato di questi layout che adesso tra poco andiamo a vedere, di questi bagni doccia che si dividono, ma attenzione, non è solo il bagno doccia, anche una parete divide i due ambienti, zona notte e zona giorno, concedetemi il termine, alla semi integrale. Quindi abbiamo un van con dinetta L, bagno doccia diviso, frigorifero a colonna, un letto di ottime dimensioni e sopra di noi il basculante. Quindi mi sono sempre chiesto, questo progetto sul family van Dreamer, sull'XL Rapido e comunque nella famiglia gruppo Rapido, come potessero fare. Studiandolo, devo dire che il lavoro che è stato svolto all'interno è davvero, come dicono i giovani oggi, tanta roba. Ma non voglio portarvi più via tempo, andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno di questo veicolo. Letto posteriore che è sempre parzializzabile, quindi è possibile alzarlo. Abbiamo visto la parte fuori del veicolo, quindi dalla parte esterna. Andiamo a rivedere quello che poi vi dicevo internamente, che abbiamo dei cassetti aperti, quindi abbiamo dei cassetti a vista che comunque sono sempre molto comodi. Come vedete è possibile entrare nella parte del garage, ma questa può essere anche poi in realtà chiusa. Parte posteriore molto differente rispetto a tantissimi veicoli, in quanto abbiamo un armadio di ottime dimensioni, alto. Due grandi vantaggi dell'H3 sono l'altezza, quindi abbiamo un veicolo molto più alto, e anche la capienza, perché nell'altezza sviluppiamo la capienza del veicolo nell'armadio. Quindi vediamo che di solito una capienza massima possono essere 25, 40, 45, 50 cm. Qui abbiamo praticamente il doppio sulla capienza di alcuni armadi, ovviamente. Dipende poi sempre dall'H2, perché io 50, 70 cm intendo l'armadio, quello totale, l'armadio che viene posizionato di solito sotto il frigorifero. Qui abbiamo invece più stivaggio, indubbiamente più comodo, indubbiamente più pratico. Andiamo ad aprire i vari cassetti anche nella parte poi. Sempre anche nella parte alta, nella parte zona notte, due armadi a vista. E invece sulla mia destra, quindi lato conducente, abbiamo i classici armadi. Andiamo a rivedere che il rivestimento interno è lo stesso, se vi ricordate, del rivestimento del garage, e che tutto viene studiato perché all'interno possa circolare sempre aria. Quindi abbiamo
questi armadi che all'interno girano aria. Lo scopriamo dal vuoto che andiamo a ritrovare dietro le pareti. Le pareti non sono attaccate l'una all'altra, creerebbero condensa, creerebbero sbalzi termici. Quindi cosa viene fatto? In questa parete, che poi andiamo a riprendere anche nella parte bassa, dietro c'è tutto il vuoto per far sì che la miglior coibentazione in assoluto, che è l'aria, possa circolare all'interno del veicolo, di tutto il veicolo, per far sì che questo armadio e quest'altri armadi abbiano tutti la stessa temperatura e dentro non si trovi quell'umido, quell'odore fastidioso che si ha in moltissimi van, perché se non si studiano i progetti, ovviamente le realizzazioni non saranno mai qualitative. Anche nella parte poi dei gommini, per far sì che le vibrazioni non diano mai fastidio, illuminazione comprese USB integrate all'interno per carica smartphone. In questo caso questa cinghia viene fatta perché quando andiamo ad alzare la parte del letto, perché questo veicolo è perfetto anche per due persone, perché dietro di me abbiamo il basculante, quindi si può dormire nel basculante alzando il letto e caricandolo. Quindi abbiamo un'opportunità enorme con un ottimo sistema di carico, un ottimo vano di carico, e dietro abbiamo sempre comunque, anzi avanti in questo caso, abbiamo sempre il letto. Nella parte della parete troviamo la cassa stereo e la presa USB di tipo C o normale. Insomma, quindi abbiamo la parte posteriore con uno sviluppo d'altezza generosa e importante. Dormire nella fase invernale, non ho particolare carico, voglio andare a dormire dietro nella parte posteriore del veicolo senza usare l'anteriore, oppure voglio usare solo l'anteriore e portarmi le biciclette perché è una bella domenica d'inverno. Invece nella parte estiva questo fa sì che voi possiate sfruttarlo nella massima maniera. Ma io prima parlavo di un armadio, e qui dov'è l'armadio? Cioè, dove è scomparso l'armadio che i competitor hanno sotto il frigorifero, abbiamo detto. Quindi abbiamo visto già l'armadio, che personalmente potrebbe già bastare, ma non finisce qua. Perché cosa fa Rapido? All'interno, e qui viene proprio la parte più bella secondo me di questo van, si ha questa capienza d'armadio generosa, apribile su due lati, quindi apribile anche dalla camera, capi spalla con l'opportunità di poterli appendere. Quindi abbiamo un secondo armadio oltre il primo di capienza di sviluppo verticale, ma non è solo un classico armadio, perché aprendolo quindi abbiamo l'apertura della doccia separata totalmente dalla zona bagno, perché la zona bagno invece la andiamo a ritrovare laterale. Questo fa sì di poter chiudere tutto l'ambiente, come vedete, poter passare da una parte all'altra del veicolo senza alcun tipo di problema, perché tutto è passabile sia alla camper, come vi ho detto prima, ho detto concedetemi il termine, a un camper, un semi integrale, bagno doccia divisa 7,40 m, qui siamo sui 6,36 m. Quindi cosa abbiamo? Doccia totalmente separata dalla zona bagno, un buon lavabo, WC che può girare nella posizione che volete voi, quindi sopra il classico oblò. Abbiamo veramente un veicolo che è unico nel suo genere, perché è un bagno e doccia separati, con l'opportunità di dividere la zona giorno dalla zona notte. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto facendo la doccia o io sto dormendo, io posso sempre stare all'interno del veicolo separato totalmente, posso rientrare nella mia zona giorno, separare o in questo caso richiudere. Ma ammettiamo che io volessi la mia privacy, posso tranquillamente dividere gli ambienti e portare la chiusura nella parte posteriore e vivere la parte anteriore. Quindi qui abbiamo un divisorio notte-giorno che è commovente, specialmente dal fatto che questa dinette si può traslare, quindi basta solo alzarlo e abbassarlo, giro dinette. Questa dinette è possibile quindi allungarla ad L, i sedili sono veramente molto comodi, è possibile portarla in avanti nella zona giorno. Quindi cosa succede? Sto viaggiando,
voglio portare avanti il sedile perché voglio essere più comodo, ed è ha un funzionamento tipo chaise longue, è molto più efficiente, più comodo, più rilassante viaggiare con la seduta verso il basso. Questo è possibile, alzarla e abbassarla tutte le volte che lo vogliamo. Come la dinette è possibile regolarla tutte le volte che lo vogliamo per far sì che questa dinetta L, come vedete, possa alzare in un momento. Ritorniamo nella nostra zona invece per quanto riguarda la zona giorno, quindi vediamo, in questo momento era chiusa, riapriamo e cosa troviamo nella zona invece cucina. Frigorifero più capiente, 138 litri rispetto ai nostri competitors, sotto 9 bottiglie da 1,5 litri, sopra abbiamo la classica cella freezer, frigo compressore, quindi abbiamo il sistema di batteria che fa funzionare questo frigo da 138 litri, bellissima, e anche questo gioco di colorazione interna del veicolo che andiamo poi a riprendere. Cucina con due fuochi classici sui van, lavello in acciaio inox quadrato, quindi abbiamo anche qui una più comodo rispetto a quelli magari che sono rotondi ma con meno capienza. Andiamo a ritrovare anche qui lo stesso materiale che abbiamo visto già in varie occasioni con i vari divisori per poter suddividere tutto quello che ci serve suddividere all'interno della cucina. Andiamo a rivederlo sotto, dove troviamo anche il porta pattumiera. Sopra di noi cosa c'è? Perché fino a qui già non è un veicolo normale, già è per me un capolavoro, ma il vero capolavoro si trasforma tirando giù il letto, perché sopra di noi hanno sviluppato un letto in lunghezza, quindi con una mano io tranquillamente lo posso portare giù. La lunghezza è importante, sotto in realtà è possibile stare anche col letto abbassato, quindi è possibile tranquillamente poter stare all'interno. Si possono girare i due sedili della cabina guida, vi ricordo che nella cabina è anche compreso l'oscurante Remis, e come tutti gli oscuranti, come vi ho detto poc'anzi all'inizio del video, già compresi anche all'interno. Quindi abbiamo doghe in legno, rete di protezione, ma la vera sua bellezza, lo blò sopra di noi, è questo letto in lunghezza che si può ospitare 4 persone, bagno e doccia divisa, frigo grande. Rimane esterno sia dal letto posteriore che dal letto anteriore il frigorifero, i fuochi e il bagno e la doccia, quindi rimane tutto esterno per poter utilizzare i nostri servizi. È possibile stare sotto anche il letto per poter vivere, fare la colazione, poter fare quello che si vuole. Parte della cabina, nuovo Ducato, come abbiamo detto poc'anzi, cambio automatico, infotainment, Pioneer, 7 pollici, Apple CarPlay, Android Auto, con telecamera, Bluetooth, quindi abbiamo una versione molto completa. Televisione nella parte laterale che, torno a dire, vivendo questo spettacolo di dinette si può sfruttare. Centralina Truma classica, invece la classica poi centralina di Rapido, dove noi andiamo a vedere le varie funzioni, batteria, livello delle acque e temperatura. Oggi non è una giornata caldissima a Monza, però l'abbiamo resa molto calda con questa recensione di questo Rapido V65. Io spero di avervi fatto vedere tutto, vi invito a venirlo a vedere perché lo presenteremo poi ufficialmente settimana prossima. Dal vivo è spettacolare, ma spero davvero di avervi trasmesso la sua bellezza anche in questo video carico di passione, con me che sono Luca del centro Caravan Sbarassi e con lui che è Rapido V65 XL. Ciao ragazzi.